Negli ultimi 15 anni noi ci siamo desensibilizzati, a mio avviso, con l'avvento di questa anomalia che noi chiamiamo bipolarismo, maggioritario, berlusconismo. La riforma serve a rendere questa anomalia qualcosa di permanente. Loro hanno bisogno di cambiare le regole del gioco e avere una situazione in cui c'è un partito solo al comando, c'è una sola catena di comando, c'è un Parlamento di nominati, c'è un sistema ben oliato che funzionerà sempre senza bisogno neanche dei compromessi che ha adesso per esempio il governo attualmente in carica. Loro hanno bisogno del referendum forse più di noi, perché non hanno bisogno solo della legittimazione, ma hanno bisogno che questa legittimazione passi attraverso un voto popolare, attraverso un plebiscito che possa mettere a tacere qualunque tipo di voce contraria. Secondo noi, questa riforma può essere, questo referendum può essere l'occasione quindi per rimettere in discussione non solamente la riforma in sé, ma proprio questi ultimi 15 anni, cioè questa nostra passivizzazione, questa nostra desensibilizzazione nei confronti di quello che è successo. Un semplice comitato di cittadini a Milano ha indetto un'assemblea pubblica per discutere sulla Costituzione. L'importanza della partecipazione dei cittadini in questa operazione. Questa riforma costituzionale ci investe tutti, ci investe anche se magari in questi ultimi anni ci siamo interessati poco di politica, magari perché in questi anni siamo stati poco attenti alle riforme del lavoro, alle riforme della sanità, alle riforme delle pensioni che ci sono stati questi anni. Ci siamo un po' distratti dal fatto che abbiamo da dieci anni un Parlamento eletto con una legge costituzionale, ci siamo un po' distratti dal fatto che sono 15-20 anni che abbiamo governi forti che governano questo paese grazie a maggioranze parlamentari che sono assolutamente fortissime e granitiche, e ci siamo un po' distratti che questi governi e questo Parlamento non costituzionale è riuscito a votare una riforma della Costituzione che va a legittimare questo stato di fatto che si è creato negli ultimi 15 anni. Io vengo da una generazione che lottava contro il G8, la globalizzazione, lottava per l'estensione dell'articolo 18, lottava contro la guerra in Iraq. Siamo arrivati a una situazione per cui non si fa una manifestazione neanche contro il Jobs Act. Siamo arrivati a una situazione in cui ci va bene più o meno tutto. Io credo che sia importante ripartire dalla partecipazione dei singoli cittadini e che questi si auto-organizzino, visto che manca prima di tutto l'organizzazione dei cittadini e dei lavoratori. Secondo noi appunto l'obiettivo principale della riforma è proprio quella di aumentare enormemente il potere dell'esecutivo, di fatto in qualche modo legittimando la situazione di fatto, come diceva Cristian. Il governo Renzi ha operato in maniera autoritaria, ecco, la riforma della Costituzione non fa altro che legittimare ciò che è uno stato di fatto. Allora, la riforma prevede una modifica di 47 articoli su 139. Anche questa è un'anomalia, perché normalmente quando si riforma la Costituzione non si riforma una quantità così enorme di articoli, ma ci si concentra su un settore specifico. Questo perché? Perché in realtà la Costituzione viene stravolta nella sua stessa impostazione. Viene anche da domandarsi, con tutti i problemi che attraversa l'Italia, dalla mafia all'inquinamento alla imperante corruzione, come mai i governi negli ultimi 10 anni si susseguono a intervenire sulla Costituzione come fosse la causa del problema, come se bisognasse necessariamente avere un governo forte. Questa riforma secondo me viene fatta proprio perché il governo non vuole più opposizioni di alcun tipo. Tutte le varie leggi che sono state fatte negli ultimi 10 anni hanno finito per aumentare i problemi anziché risolverli, è aumentata la disoccupazione, sono diminuiti i diritti, l'erosione dei diritti dei cittadini è sempre più evidente. Il governo ha quindi bisogno di eliminare qualsiasi forma di opposizione sociale e avere un governo molto forte gli permette di salvare le banche senza problemi, per esempio eliminare altri diritti come l'articolo 18 senza doversi preoccupare di avere una maggioranza in Parlamento, perché quella l'avrà sempre comunque, e quindi di fatto il vero pericolo di questa riforma è proprio regredire a una situazione pre-costituzionale. Di
fatto è come se noi rinunciassimo alla partecipazione popolare. Chi trae in realtà vantaggio da questa modifica, se non è il popolo? Chi ha avuto vantaggi dalle riforme degli ultimi 10 anni, quindi le classi dominanti, i banchieri, l'alta finanza, i grandi imprenditori, tutti coloro che guadagnano da un impoverimento dei ceti più poveri e da leggi che erodono i diritti dei lavoratori.